lavorato, ho avuto sempre viaggi per cultura, ho conosciuto tantissima gente, mi hanno dato veramente fiducia a molta gente, mi hanno frequentato, hanno frequentato. E ora purtroppo mi trovo in una situazione completamente scombussolata, di precarietà che non è veramente, non è per me, però io l'accetto perché sinceramente che posso fare? Tante persone soffrono. Ce n'è uno che si è buttato dalla finestra, giorni fa, da vicino da me, e questo lo vedevo sempre io. E si è ammazzato, insomma, ecco, non ci sta più. E allora mi è tanto dispiaciuto perché dico, mi faceva un po', mi buttava troppo giù quando io volevo parlare lì, capito? Volevo dire qualche cosa. E invece avevo rifiuto e allora ho smesso pure di dire qualcosa, insomma. E poi alle persone, anche che le vede tutte, non si preoccupano, non si preoccupano del vicino di casa. Ecco. Quando la sera comincia a fare buio, mi sento come questo palazzo che mi viene addosso. Dico, oddio, arrivo la sera. E poi un'altra cosa, quello che non lo so. Io sento persone come fosse che sono vicino. Io sto là dentro, parlo piano piano. Dico, oddio, non mi sveglio a quello. Oddio, non mi sveglio a quell'altro. Non mi sento sola. Soffro questa solitudine. Che però contemporaneamente mi sento che c'è persone vicino. Sì, questo mi fa. La solitudine. No, non sono emozionata. Io ho 93 anni. Sono nata a Tropea 1923. Orfana a 5 anni. E quindi è inutile descrivere quello che ho passato, senza lavoro, senza casa. Mamma ha fatto tutto per noi. Poi siamo fatte grandi. Mio marito mi è sposato nudo, senza niente. Senza niente. Dice, marito, voglio fare tutto io. Cioè, vedo che io sono povera. Non ti preoccupare, mi ha voluto bene. E da quando è morto lui, per me, ho perso la luce. In questa oscurità della mia vita c'è una luce che sicuramente è la luce della speranza, perché grazie a Dio, da quando ho la Caritas con me, mi sento meglio, mi sento che almeno ho un pasto al giorno che ce l'ho caldo, anche la domenica me lo portano, quindi praticamente non faccio altro che ringraziare Dio e ringraziare loro. C'ho tanta fede e la fede mi porta avanti. Sta grandezza che mi avete fatto voi, non è la fede in Dio. Se no che, dimmi tu, mi dice, ma come mai te la televisione? E che ne so, non lo so. Non lo so. Comunque non vi voglio annoiare tanto perché è stamattina che state qua.